Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News, oggi completamente dedicato al mondo dei bijou ed in particolare ad un accessorio che tutte le donne amano, ovvero gli orecchini. Andiamo insieme alla scoperta di tutti quelli che sono i piccoli accessori che vi occorreranno per creare dei gioielli unici. Iniziamo con quello che è uno degli accessori più classici e più utilizzato per la creazione di orecchini handmade, ovvero le monachelle con gancio aperto. Queste sono in argento nickel free. La misura è di 20 mm e all'interno di ogni confezione troverete ben 6 pezzi. Queste monachelle sono dotate di spirale e di perlina. Questo per garantire al contempo sicurezza e comfort. Sarà facile combinare a questo accessorio perle per un look senza tempo, ma anche delle pietre preziose o dei cristalli, ma anche dei ciondoli o delle perline. Le monachelle sono disponibili anche nella versione chiusa. Queste sono in acciaio inossidabile ed hanno una misura di 15 mm. Ogni confezione avrà 4 pezzi. Questa monachella chiusa è dotata di una pratica molla che consente un facile e pratico inserimento al lobo dell'orecchio. Come possiamo vedere, è munita di un piccolo foro in cui sarà possibile poi inserire gli accessori per bijou. Passiamo ora invece agli orecchini tondi. Questi sono in argento e nickel free, presentano una chiusura a molla e l'altezza di 15 mm all'incirca. Anche questi sono dotati di una pratica molla che consente così un facile inserimento al lobo e il piccolo forellino posto alla base permetterà di applicare facilmente tutte quelle che sono le vostre decorazioni fatte a mano. Non potevano di certo mancare gli orecchini a cerchio, in argento nickel free ed hanno la misura di 30 mm. Anche questi dotati di un pratico forellino alla base che vi permetterà di agganciare poi la chiusura che preferite. Sicuramente uno dei modelli più amati e che permette davvero di sbizzarrirsi con le creazioni. Potrete infatti creare delle lavorazioni all'uncinetto lungo il diametro dell'orecchino oppure anche infilare delle perline o delle pietre. Quelli che vediamo ora invece sono orecchini con pallina. Come vediamo, alla base della pallina vi è un piccolo occhiello. Questo vi permetterà di applicare lavori all'uncinetto direttamente infilando il filo all'interno del foro oppure applicando un anellino aperto. Non potevamo però non pensare anche a chi preferisce un orecchino con la clip, ma questo modello è sicuramente anche adatto per degli orecchini con una creazione un po' più importante, magari un po' più grande e che quindi non pesi troppo all'orecchio. Gli orecchini con clip hanno un diametro di 16 mm. La base zigrinata permetterà di applicare facilmente le vostre creazioni con un goccio di colla. Come possiamo vedere, l'apertura è molto facile e non stringe particolarmente il lobo, garantendo comunque sicurezza e stabilità. Indispensabili per la creazione di bijou sono i perni a testa piatta. Questi sono in argento 925 ed hanno una misura di 50 mm. Ma sono disponibili anche nel formato da 70 mm. Questi chiodini presentano la caratteristica testa piatta che ha un diametro di 2 mm all'incirca, lo spessore è invece di mezzo millimetro. La testa piatta posta all'estremità sarà utile a fermare gli elementi infilati sul chiodino per far sì che quindi non scivolino via. Se invece quello che pensate di creare sono dei piccoli connettori o delle catene di perline, ad esempio, saranno perfetti i perni ai pin. Si tratta di un chiodino con un occhiello all'estremità. La misura del chiodino è di 70 mm, mentre invece la misura interna dell'occhiello è di 2 mm. Lo spessore del chiodino sarà invece di 1 mm. Anche questo è un prodotto nickel free che garantisce comodità, praticità e versatilità. Un accessorio indispensabile per chi crea bijou è senza dubbio il tappetino. È quello proprio che abbiamo utilizzato per la presentazione di tutti i nostri prodotti. Quello che vediamo è il tappetino per perline ad alta densità. Si tratta di un tappetino realizzato in floccatura
ovvero ricoperto da piccole fibre simili al velluto. Questa particolare composizione rende la superficie del tappetino molto morbida e soprattutto antiscivolo. Questo fornirà una presa migliore per le perline, impedendo così loro di rotolare via durante la lavorazione. Quello che stiamo vedendo è il tappetino ad alta densità, ma è disponibile anche la versione a bassa densità. La misura di questo è di 36x28, anch'esso realizzato con il metodo della floccatura, ma meno compatto. La caratteristica fondamentale di entrambi i tappetini è che sono lavabili. Con tutti i piccoli accessori che abbiamo appena visto, creare dei bijou handmade sarà davvero un gioco da ragazzi. Potrete applicare creazioni create con il filato Lumina, ad esempio, o il Diamant. Applicare perline nelle varie dimensioni e forme, come ad esempio quelle disponibili nelle varie box. Tanti piccoli dettagli e sfumature che vi permetteranno di avere gioielli unici che si adattano bene alla vita quotidiana di tutti i giorni, come abbiamo visto con le monachelle che hanno una facile applicazione, o come per gli orecchini a clip. Quindi gioielli pratici e versatili, perfetti per rendere unici tutti i momenti della vostra giornata o le occasioni speciali. Non vi resta quindi che scegliere le combinazioni che preferite ed iniziare a creare. Ma prima di salutarvi vi ricordo tutti i nostri social, dove potrete condividere con noi tutte le vostre creazioni. Quindi la pagina Facebook Meglio di Maya, ma anche il nostro gruppo ufficiale. La pagina Pinterest, Instagram e TikTok. E non dimenticate il nostro blog, dove ogni settimana ci sono tantissime curiosità. Io vi aspetto al prossimo Tessila News.